Ciao ragazzi, bentornati sempre qui su Techmania con Emilio Primavera. Allora, so che ho fatto già diversi video sull'argomento, però come avrete visto già dal titolo, oggi torniamo a parlare di Ludos, le cuffiette Ludos tanto apprezzate e vendute su Amazon. E perché torniamo a parlare? Perché ogni volta che mi propongono video del genere dove posso regalarvi prodotti a voi, accetto sempre. Quindi ragazzi, anche in questo video ci saranno codici qua e là per riscattare gratuitamente su Amazon le cuffiette in questione. Oltre a questo, ovviamente nel video di oggi parliamo di un modello che non ho ancora portato sul canale, che non ho recensito, ossia le Ludos Turbo. Ovviamente ragazzi, ho recensito le Ultra, ho recensito le Clamor, potevo non recensire le Turbo? Sì, però lo faccio perché molti sono sempre dubbiosi su quale dei tre modelli acquistare, quindi oggi facciamo anche una comparazione veloce rispetto agli altri due modelli, ma andiamo nel dettaglio a vedere tutte le colorazioni di queste cuffie. Ok ragazzi, prima di addentrarci a vedere tutte le varie colorazioni, direi di cominciare proprio dalle differenze tra i due modelli, e qui ho preso proprio tutti e tre i modelli dello stesso colore così da capire perfettamente le differenze. Quindi cominciamo, andiamo a vedere se e quali sono le differenze tra i tre modelli. Ragazzi, prima di parlare della qualità audio di tutte e tre queste cuffiette, parliamo dell'aspetto intanto estetico. Quali sono le differenze a livello estetico? Beh, allora, le Turbo hanno questa forma così un po' che va ad aiutare l'inserimento delle orecchie. Infatti vi dico già da subito che le Turbo le ho trovate le più comode tra le tre. Per il resto andiamo a parlare delle Ultra invece. Le Ultra hanno il plus di avere i magneti, quindi questi sono perfetti per chi va spesso a correre, quindi si può attaccare dietro al collo le cuffie e non le perde. Per quanto riguarda invece le Clamor, il punto forte di queste è sicuramente il fatto di avere il microfono molto più alto e più vicino quindi alla bocca rispetto agli altri due modelli, che come vediamo è molto più giù. Quindi per le conversazioni sicuramente le Clamor forse sono più adatte visto il microfono più alto. Detto questo ragazzi, sono tutte e tre a livello estetico poi molto simili, cambiano per l'appunto la forma solo degli auricolari. E per quanto riguarda l'audio, che è la cosa essenziale forse, vi dirò, allora, le Clamor le ho trovate molto più equilibrate rispetto alle altre due. Quindi se siete amanti dell'audio più, diciamo, equilibrato, con bassi non troppo accentuati, prendete le Clamor. Altrimenti, sia le Turbo che le Ultra, ho trovato i bassi abbastanza forti. A me piacciono, sono gusti. Io preferisco appunto le Ultra o le Turbo per via dei bassi accentuati. Soprattutto per guardare i film sono perfetti. Quindi ragazzi, non so consigliarvi esattamente quale prendere, perché ovviamente la cosa varia in base al vostro utilizzo. Ve l'ho detto, se fate molte chiamate allora vi conviene le Clamor se amate l'audio equilibrato, se invece amate i bassi potete usarle soprattutto anche per magari vedere qualche film su Netflix eccetera, andate di Turbo o di Ultra. Le Turbo in più sono più comode, mentre le Ultra hanno l'aggancio, quindi ideali anche per gli sportivi queste. Come prezzi ragazzi siamo lì, sono tutti su per giù allo stesso prezzo, però magari scegliete anche in base all'offerta, perché su Amazon spesso vanno in offerta, quindi fate i vostri conti. Detto questo andiamo a vedere velocemente tutte le colorazioni delle Turbo. Lascerei quella arancioni che l'abbiamo già vista, quindi andiamo a vedere le altre colorazioni. Qui abbiamo quella argentata, quindi nera e argentata, molto bella. Poi dorata, rame, insomma questo colore non sono mai riuscito a capire bene come descriverlo, però è un colore abbastanza interessante, con il cavetto nero e gli attacchi rame dorati. Altra colorazione fucsia viola, sì, e col cavetto in tinta, cuffiette nere. Colorazione gialla, anche questa è molto interessante, molto carina, col filo in tinta con i gommini, mentre le cuffie sono nere.
verdi acido, mi piacciono particolarmente, queste le avevo già aperte per provarle. Sono anche queste in tinta col filo, però hanno l'auricolare nera. Le Total Blue, ragazzi, queste anche molto belle, d'altronde il mio colore preferito. Queste sono realmente Total Blue perché sono sia blu i gommini, le cuffie e il filo, molto molto belle. E poi per le ragazze, o anche no, magari ci sono ragazzi che piacciono, che gli piace rosa, Total Rose, anche queste tutte rosa, molto interessanti. Total Black, queste vanno per la maggiore, ragazzi, sono ovviamente colore classico. Forse sono tra le più vendute. Sono tutte nere. Tutte nere. Le Total Red invece, ragazzi, molto belle anche queste, devo dire. Molto, molto belle. E infine quelle argentate, che in realtà poi sono bianche. Cioè il filo è bianco, gommini grigi e cuffie. Forse solo le cuffie sono, ecco appunto, argentate, però nell'insieme danno un bel colore. Ok ragazzi, il video finisce qui, spero di avervi dato tutte le informazioni necessarie, non è che c'era molto da dire su queste cuffiette. Ovviamente i codici che vi ho lasciato durante il video vanno riscattati su Amazon e li potete prendere gratuitamente. Mi raccomando, fatemi sapere sui social, contattatemi anche qui nei commenti chi li prende, così so che l'avete presa. Grazie per la visione e vi do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un like, lo sapete, campanella, eccetera, perché arriveranno tantissimi altri video e quando posso, lo sapete, vi regalo sempre qualche cosa. Ciao!